Sanremo Young è Elena Manuele, la vincitrice della prima edizione del talent di Antonella Clerici. Foto: la prima edizione di Sanremo Young ha la sua prima vincitrice ed è la 15enne Elena Manuele, bravissima e comprensibilmente anche un bel po' emozionata ieri sera durante la finalissima. Elena Manuele ha meritato la vittoria di Sanremo Young 2018, anche se molto avrebbero voluto Raffaele Renda al primo posto. A vincere il Teen Talent di Rai 1 è stata anche Antonella Clerici, perché anche se la prima edizione di Sanremo Young non ha fatto impazzire tutti, la finale è risultata seguitissima. Scarso invece il risultato di mercoledì, la serata con cui è stata recuperato il quarto appuntamento. Tutti più o meno soddisfatti quindi, ma è più di tutti lo sarà di certo la giovane e talentuosa Elena. La sua voce è riconoscibile tra tante, la bravura è innegabile, così come la strada ancora lunga da percorrere. L'emozione gioca brutti scherzi e sostenere un palco come quello del Teatro Ariston in prima serata su Rai 1 non viene facile e nemmeno ai grandi artisti. Strepitosa la vincitrice nella prova musical, in difficoltà evidente nel duetto finale con Raffaele Renda sulle note di Mentre tutto scorre dei Negramaro, ma alla fine ha portato ugualmente il risultato a casa, non poteva essere penalizzata per una tonalità non presa. Il pubblico da casa ha votato per Elena Manuele, quindi è piaciuta molto e di certo la sfida non era semplice vista la bravura del secondo classificato. Antonella Clerici ha voluto che la giuria di Sanremo Young fosse severa ma tenera, così è stato. Le lacrime però sono arrivate ugualmente proprio per la vincitrice del talent show dopo aver cantato con Gino Paolo Il cielo in una stanza e Una lunga storia d'amore. È stato proprio il cantautore a difenderla, a sottolineare il suo talento. Terzo posto invece per Leonardi De Andreis, mentre Luna Farina si è posizionata al quarto. Elena Manuele torna nella splendida Sicilia e nel suo paesino San Gregorio di Catania, dove frequenta il liceo linguistico, dove continuerà a studiare danza e a suonare il pianoforte, e chissà se prima o poi la rivedremo sul palco con una sua canzone pronta a scalare altre vette.